Pallone che sta per arrivare, solito scambio ravvicinato, poi al limite dell'area, cross che viene perfezionato sul secondo palo e arriva il gol della Roma con l'inserimento preciso di Keramitsis, che non è nuovo a una situazione del genere, e il greco risolve la pratica a 5 minuti dal termine in pieni supplementari. Keramitsis, la firma greca, la firma del numero 13 per il 2-1 Roma. Sì, un bel gol da parte di Keramitsis. È la prima volta che la Roma cerca una soluzione diversa, muove palla, cerca il terzo uomo dell'area che cerca il secondo palo, dove Keramitsis è bravo a saltare più in alto di Lucchesi, mi sembra. Eh sì, è stato decisivo Keramitsis, sovrastando completamente l'avversario. Come detto, non è nuovo a gol del genere, e Keramitsis lo ha fatto anche in Coppa Italia, così stessa procedura, praticamente un gol in fotocopia. Il greco c'è, lo ha fatto anche con l'Empoli. Fischietto in bocca per l'arbitro, è game over alla Recchi di Salerno, e la Coppa Italia, dopo un dominio negli anni della Fiorentina, ora prende la strada della capitale e si tinge di giallo-rosso. Decisivo il gol di Keramitsis per il 2-1 ai supplementari. La Roma vince il trofeo, è il primo trofeo per Federico Guidi sulla panchina dei giallorossi. Una vittoria contro una squadra che è la Fiorentina, che non meritava, dai, è solo che alla fine una squadra vince.